Ragazzi, buonasera. Non la tiro per le lunghe perché dal titolo l'avete già capito. E quindi questa sera andiamo direttamente al punto, haters. Questi benedetti fantomatici haters che ormai spopolano, perché questa parola spopola sul web, specialmente su YouTube, sono quel popolo, popolino, popolicchio di personaggi che in un loro modo del tutto personale e soggettivo vanno ad influire negativamente sotto i profili, sotto i canali, i commenti dello YouTuber preso di mira, no? Però ci sono modi e modi di essere haters. C'è l'hater intelligente, forse quello un pochino più subdolo perché ti prende per i fondelli, ma lo fa in maniera molto sottile, molto intelligente, tanto che i commenti potrebbero sembrare quasi dei complimenti, ma in realtà non lo sono. E lì bisogna essere attenti veramente a scovare veramente l'haters e le sue mire. Poi c'è l'haters quello stupido, c'è l'haters quello che fa uno sproloquio in continuazione, dice puttanate, scrivere tutte le parolacce che gli vengono in mente sotto ai commenti, è offensivo, entra nel personale. E stiamo parlando sempre di persone, secondo me, frustrate, frustrate dalla vita, perché comunque può essere anche un passatempo. Io non metto in dubbio che potrebbe essere un passatempo divertente, ma io penso che quel passatempo divertente poi lasci il tempo che trova, nel senso che non è che puoi stare mesi e mesi appresso a una persona per essere l'hater di quella persona, vita natural durante. E poi ci sono quelli ancora più idioti, quelli proprio stupidi, come è successo all'amico Camper Jobs, a cui hanno clonato il nickname per andare in giro nei vari profili, nei vari canali, che ha suo nome e mettere dei commenti offensivi sotto a tutti gli altri YouTuber, così da fargli la cosiddetta terra bruciata intorno, no? Ora, a parte il fatto che possiamo entrare in un ambito penale per quanto riguarda la sottrazione di nick o comunque di dati personali, comunque una personalità e quant'altro. Ma il problema è a che vi serve? Cioè, non capisco io quale problema possiate avere a vedere un canale di uno YouTuber dire determinate cose. Ora, io lo voglio fare qua in diretta insieme a voi. Io voglio andare su YouTube. Guardate un attimo, io sto qui davanti al mio computer. Ok? Apriamo YouTube. Mettiamo la cosa veramente la più sciocca. La più sciocca che mi venga in mente. Magari non lo trovo, però ci provo. Allora, come costruire un chiodo? Non lo so. Allora, sono usciti vari video su un trasformatore su un chiodo, come è fatto un chiodo, Messeri di una volta il forgiatore di chiodi. Quindi, come è fatto un chiodo? Io ho cercato, quindi vuol dire che ci sono persone come, chiamo un'altra cosa stupida, come pulire la cacca dei cani. Come raccogli la cacca del tuo cane? Cioè, ci sono video, tutorial su come raccogliere la cacca del cane. Perché ho fatto queste prove insieme a voi? Sono fuori fuoco? Perché ho fatto queste prove insieme a voi? Per farvi capire che su YouTube potrete trovare la qualunque, un canale che parla dei propri fatti, sono suoi finché qualcuno non cerca quel determinato argomento. Io ho cercato come fare un chiodo e come pulire la cacca dei cani e ho trovato dei video su questi due argomenti, quindi vuol dire che qualcuno li ha fatti. Se il Camper Job o Daniele Frezzolini o chi che sia vi sembra banale, vi sembra una baggianata quello che sta dicendo o facendo sul suo canale, dovete ricordarvi questi
Sani principi morali. Primo, siete sul suo canale. Nessuno vi costringe e nessuno può imporre al proprietario del canale cosa fare o non fare del suo tempo libero, dei suoi soldi, della sua vita, dei suoi gusti e delle sue scelte. Uno che apre un canale vuole mostrare un qualcosa della propria vita, è un pezzetto, è una spilla della propria vita, delle proprie conoscenze o delle proprie non conoscenze. Lo sta mettendo alla mercé di tutti, come questa signora ha messo alla mercé di tutti il fatto che lei sappia raccogliere la cacca dei cani da terra. Ora, c'è bisogno di andare sotto questa signora, andare a commentare ed offendere o addirittura rubargli il nick e andare in giro a fare danni? È veramente una cosa stupidissima. Cioè, io non, questo fatto degli header, io fortunatamente, vuoi perché il mio canale è piccolino, ma non ne ho, o almeno se ce li ho, sono header silenziosi, sotto traccia, quelli che non commentano, che non offendono, quindi è difficile che mi arrivi un commento negativo. Fortunatamente mi ritengo un fortunato, ma non li capisco queste cose. C'è una persona come Luca che mette la propria vita a disposizione degli altri e i suoi video, come i video di chiunque di noi, possono tornare utili per chi oggi o un domani voglia capire cosa succede in una determinata situazione. Io Luca l'ho conosciuto proprio agli inizi. Faceva dei video di pochi secondi, io sono stato uno dei primi forse a dirgli guarda, devi aumentare i minuti di video per YouTube per avere un pochino più seguito. Poi gli ho suggerito la videocamera, poi, insomma, gli ho dato alcuni consigli per migliorare un pochino il reparto video, intrattenimento, però io mi ricordo un video in particolare mi è rimasto qui come un chiodo, lui con un booster che è un caricatore, non so se voi lo conoscete, quello per mettere in moto le batterie scariche, un booster, quello a doppia pinza, rosso e nero, era rotto, lui ha preso e ha semplicemente tolto il voltmetro e la lampadina che hanno questi booster cinesi, diciamo quelli della lampa, quelle cose della Valex, l'ha messi nella plafoniera del camper collegati alla batteria motore. In quel momento lui, schiacciando il pulsantino del voltmetro che era del booster, controllava la situazione della propria batteria motore o propria batteria servizi, dipende qual era collegata a quella cosa, e in più aveva un altro punto luce. E per me è stata una genialata che io ho cercato di imitare, perché ho detto appena trovo un booster rotto lo devo fare anch'io, perché questa qua è una genialata. Poi magari lui l'ha presa da uno spunto da altri, non fa niente, quel video a me mi ha aperto un attimo un piccolo mondo e mi era stato utile. Quindi, cari haters, l'unica cosa veramente inutile su YouTube, ma siete veramente voi, che poi non siete neanche inutili perché più vi accanite su un canale e più portate visual perché per andare a commentare aprite i video. Quindi alla fine l'haters è un po' un amicone, perché basta eliminare il commento e rimane la visual. Quindi alla fine siete anche inefficienti, inefficaci, perché volete danneggiare, ma alla fine fate tutto il contrario, andate ad aiutare. Tranne che in questo caso andare a clonare un nick, non c'è motivo di fare una cosa del genere. Vi sta antipatico Luca, vi sta antipatico Daniele. Bene. Non lo seguite, non lo guardate, non ne avete bisogno. Se volete fare una critica, fatela in maniera costruttiva, scrivete un qualcosa sotto. Anch'io tante volte vado su dei canali con dei ragazzi che hanno 100 iscritti e si mettono a fare delle spiegazioni su apparecchiature fotografiche e videografiche che non stanno né in cielo né in terra, ma io non vado da un ragazzino di 12-14 anni a dirgli che sta dicendo una baggianata. Perché quella videocamera non fa questo, perché non funziona così. C'ha 14 anni, lo capirà a 20, a 22, a 25, non lo capirà mai, ma chi se ne frega? Un giorno, quando ci sarà modo di dargli un consiglio e il motivo di dargli un consiglio, una spintarella in più per capire quello che in quel momento ancora non ha capito, forse gliela darò, ma non ora, non è quello il momento. Non bisogna mai attaccare
spada tratta, proprio a tabula rasa le persone, perché ricordiamoci che su YouTube ci siamo tutti quanti gratis, perché ragazzi, parliamoci chiaro, ma le visual cosa pagano? Ogni 1.000 visual 80 centesimi, quello è il guadagno di YouTube. Quindi voglio dire, se facciamo i creatori di contenuti, non sarà per te, non sarà neanche per te dietro ancora. Sarà per quello che viene dopo, o non sarà per nessuno. Io, per esempio, YouTube lo vedo come un grande, immenso album dei ricordi. È per quello che col camper me ne andavo in giro, facevo i travel vlog. Riprenderò appena possibile il camper perché è una mia passione, girare e fare questi travel vlog. Il camper mi aiuta in questo, è un tramite per fare i travel vlog, è una comodità perché vado in giro, mi è sempre piaciuto, ho fatto sempre campeggio. Appena ne avrò la possibilità e un pelo di tempo in più per farlo, riprenderò il camper e riprenderò a farmi i miei travel vlog, perché un domani me ne ritroverò sul canale. Per me è un grandissimo, immenso album dei ricordi. Un domani i miei figli vedranno quello scemo del padre quando aveva 46 anni che faceva in giro su YouTube. È lo stesso io quando sarò vecchio, vedrò i miei figli quando avevano 18 anni cosa facevano con me in giro con il camper. Poi magari quando vedremo quei video loro ce ne avranno 40, 50. Io o sono morto o ho 80 anni. Quindi ragazzi, prendete la vita un pochettino più alla leggera e cercate di non arrecare troppo disturbo alle persone che non sanno neanche a volte della vostra esistenza. Io non voglio sapere chi siete, non voglio sapere chi non siete, non mi interessa neanche. Se c'è uno screzio, io sono abituato a parlarne, poi io posso dire pure che Luca è alto 1,20 m e io sono alto 2,50 m. E ne posso parlare con un amico fuori da YouTube, ma potete dire e fare quello che volete senza arrecare danni. Essere haters non vi porta da nessuna parte, non vi dà gloria perché siete nascosti, non vi dà visibilità perché siete fake, non vi dà sicurezza perché siete passibili di denuncia penale in alcune occasioni. Quello che è successo a Luca, spero che non si ripeta ulteriormente, perché veramente è disarmante nel 2019 trovare persone che hanno tanto tempo libero da fare delle cose del genere. Per attaccare chi poi? Per attaccare chi? Un ragazzo che sta per i cavoli suoi, sul camper, si vive la sua vita, si fa il suo spaghettino, si fuma la sigaretta e chiacchiera con gli amici. Io, attaccare chi? Attaccare Luca? E chi avete attaccato? Andate ad attaccare i politici, andate ad attaccare quelli che vanno lasciato senza lavoro, tanto da dover stare in giro a fare sti nick fake perché ci avete 24 ore libere al giorno. Haters, eh? Trovate una collocazione sociale pure per voi nel mondo, no? Chi più chi meno se la sono fatta un po' tutti. Ma poi nascondersi dietro a un nickname, ragazzi. Io rinnovo la mia vicinanza all'accaduto a Luca, ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato in privato, ci siamo sentiti telefonicamente questa mattina, siamo stati un po' a chiacchierare, quindi a me non mi paga Luca, né lo conosco personalmente, ci conosciamo solo tramite YouTube e tramite telefono, nel senso non abbiamo contatti fisici, non ci siamo mai incontrati nella nostra vita. Ma tanto mi basta, voglio dire, non mi balenerebbe mai nella mente di andare su un profilo di un altro YouTuber, di un'altra persona che potrebbe essere YouTuber o meno, a fare queste scemità, perché veramente ragazzi siete non alla frutta, avete già preso l'amaro, l'ammazza caffè e avete pagato il conto e ve ne siete andati. Eders, cercate un lavoretto, impegnate il vostro tempo. Ciao!